Ciao Davsim, non si parla quasi d'altro. Il siparietto tra Ronaldo e Messi nella cerimonia di sorteggio Champions di ieri 29 agosto a Monte Carlo. È stato qualcosa di veramente epico, credo che lo ricorderemo a distanza di anni, perché si è trattato di un momento catartico all'esito di una lunghissima sfida incessante a distanza tra due giocatori che hanno scritto e stanno ancora scrivendo la storia del calcio, che sono tra i migliori che si siano mai visti, che hanno stabilito, battuto record su record e che, come ha detto effettivamente Ronaldo, sono anche qualcosa di irripetibile. Erano entrambi seduti in prima fila, dietro di loro c'erano anche Alisson e De Jong, di fianco c'era Van Dijk, e proprio Van Dijk ha soffiato sia a Messi che a Ronaldo il premio come miglior giocatore della stagione 2018-2019 secondo la UEFA. Vi chiedo di commentare anche questo: secondo voi è stato giusto premiare Van Dijk e non Ronaldo e non Messi? E tra l'altro Van Dijk ha vinto anche il premio come miglior difensore, quindi ne ha vinti due di premi: miglior portiere Alisson, miglior centrocampista De Jong, miglior attaccante Messi. E Ronaldo? Ronaldo è andato via a mani vuote, però siccome è pur sempre Cristiano Ronaldo, ci ha tenuto a sottolineare come a lui non gliene frega nulla, tra virgolette, nel senso, almeno questo è come ho interpretato io la foto che si è fatto scattare insieme tra l'altro a Fabris, membro della dirigenza della Juventus che lo ha accompagnato a Monte Carlo, davanti al suo elicottero. L'elicottero credo che sia proprio di Ronaldo, oltre al suo staff, insomma, con la scritta "Sto tornando a casa". Alla fine della cerimonia, lui davanti a questo elicottero pronto a partire da Monte Carlo, direzione Torino, come a dire: me ne sto andando a mani vuote, ma io sorrido lo stesso, l'elicottero è mio, voi che volete? Cioè, è anche questo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che si è presentato con abito, ma senza cravatta, senza papillon, semplice camicia, che poi ha scoperto togliendosi la giacca che era della Juventus e ha risvoltato le maniche. Ovviamente il suo stile è sempre inconfondibile e abbastanza indiscutibile, nel senso che è uno che sa vestirsi. Tra l'altro aveva i suoi occhiali da sole, sospetto che avesse anche le sue scarpe, ma non ho controllato bene, non ho visto bene, quindi è andato praticamente a fare una passerella che era anche commerciale. E Cristiano Ronaldo è anche questo. Mi suggerisce anche una cosa in maniera anche un po' maliziosa, se mi permettete, il fatto proprio che avesse l'abito della Juventus e non un qualsiasi altro abito, come a dire: io ho appena finito di allenarmi, cioè non mi date fastidio, sono venuto qua di fretta proprio perché dovevo esserci. Tra l'altro ha fatto una bellissima figura, secondo me, sbugiardando se stesso in parte, visto che l'anno scorso non si era presentato per ritirare il premio perché c'era Florentino Perez, perché c'era il Real Madrid, era una situazione un po' complicata, mentre quest'anno si è presentato senza dover ritirare nulla, e quindi alla fine appunto è andato via a mani vuote, con Nedved che ha sottolineato a margine come ci sia rimasto male Nedved, non Ronaldo, che su questo non si è tanto pronunciato, circa il fatto appunto che Ronaldo non sia stato premiato. Ronaldo poi ha detto anche tante parole importanti, positive per la Juventus: "We are Juventus, we are confident", una lezione per ognuno di noi: siamo la Juventus, quindi siamo fiduciosi. E chi di noi è fiducioso? Sì, noi juventini siamo dei cagasotto certe volte, veramente ingiustificabili, e lo dico con simpatia. Detto questo, parliamo allora però di questo siparietto, perché poi Messi è uno che parla molto di meno, Ronaldo mi sembra anche molto più frontman rispetto a Messi, e alla fine hanno detto delle cose che sono concilianti tra loro stesse ma anche col calcio, perché siamo noi alla fine che dividiamo, siamo noi tifosi che ci accapigliamo, ci dividiamo e ci scontriamo. Chi è più forte? Ronaldo o Messi? Messi o Ronaldo? Ma Messi è più forte perché questo e quest'altro. Ronaldo è più forte lui perché questo e quest'altro. Alla fine non c'è una verità, ognuno ha il diritto di preferire, di gradire chi dei due vuole, per le ragioni che ritiene opportune. Ma sono entrambi fortissimi, hanno entrambi impreziosito il calcio e la storia del calcio in maniera veramente irripetibile. E quello che ha colpito sono state soprattutto le parole di Ronaldo, che ha detto che ovviamente gli mancano le sfide con lui, in Spagna, queste sfide a distanza, ma soprattutto ha detto: siamo sullo stesso palco a ritirare premi da 15 anni. Gli stessi due ragazzi, gli stessi due calciatori per 15 anni, sempre al massimo, proprio all'altezza più, alla vetta più alta che si può raggiungere, a ritirare premi su premi su premi. Credo che non sia mai successa una cosa del genere, ha detto Ronaldo. Credo che sia irripetibile, ed è così. Quando potrà mai capitare una cosa simile? Nei prossimi anni? Dobbiamo pensare nei prossimi decenni, fino a che andrà avanti il calcio, non lo sappiamo. Non solo, ma poi anche ha detto cose ancora più concilianti, ancora più distensive. Ronaldo con Messi, abbiamo sicuramente un ottimo rapporto.
Laporta ha detto non siamo mai andati a cena insieme, ma spero presto, prima o poi dovrà capitare. E poi la cosa più importante, il concetto più importante che ha fatto passare Ronaldo, we push, non mi ricordo bene l'esatta frase che ha detto, comunque ha usato il termine proprio di spingere, ci siamo spinti entrambi, cioè ci siamo stimolati vicendevolmente, reciprocamente, we push each other, forse ha detto una cosa del genere, io ho tirato più in alto lui e lui ha tirato più in alto me per le nostre prestazioni, perché nel momento in cui sei in una sfida di questo livello non puoi che essere trascinato dal tuo rivale, dal tuo avversario, nel fare assolutamente meglio. E questa è la sintesi, e questa è la sintesi Messi-Ronaldo, Ronaldo-Messi, e questa qui, cioè entrambi sono quello che sono anche grazie all'altro, anche grazie a questa sfida che hanno innescato e che va avanti e che non è finita, anche perché a domanda della presentatrice Ronaldo ha detto io ho 2 anni più di Messi, però mi sembra che sto ancora bene per essere insomma un po' vecchietto e non ho intenzione però a breve di ritirarmi, chi non mi ama dovrà vedermi da queste parti ancora per un po', e vai Cristiano, vai a prendere altri premi. Ed effettivamente non è finita, c'è ancora un pallone d'oro da assegnare quest'anno, che diciamo forse non vedrà vincitore nessuno dei due, così come nessuno dei due ha vinto il premio come miglior giocatore di questa scorsa UEFA. Tra l'altro la UEFA si è in qualche modo smascherata nel diciamo dichiarare quali sono le gerarchie di importanza. Beh, è chiaro in effetti che chi vince la Champions, Van Dijk, vale molto di più di chi vince la Nations League, Ronaldo contro Van Dijk. Però a questo punto mi domando cosa sarebbe successo se Ronaldo fosse andato in finale di Champions contro Van Dijk e avesse perso, perché sarebbe stata reciproca la cosa, uno vince una finale e perde l'altra e viceversa. A quel punto c'era soltanto da fare una valutazione di equipollenza, che non c'è, tra i due trofei. E io capisco benissimo che la Champions valga più della Nations League, non c'è dubbio, però io credo che sia stato molto più difficile per Ronaldo vincere la Nations League che per Van Dijk vincere la Champions, visto il contesto di squadra e di torneo. Ma su questo diciamo non voglio spendermi più di tanto, volevo semplicemente commentare questo momento storico, esserci, far parte di questo calcio, far parte di questa storia nel mio piccolo, e consentire anche a voi di farne parte con i vostri commenti, con il vostro dibattito, con le vostre osservazioni, con le vostre anche emozioni, perché queste cose sono emozionanti che possiamo vivere e sono una parte del bello del calcio e non dobbiamo assolutamente tralasciarla, mio parere. Vi ringrazio allora per l'attenzione, mi direte nei commenti i vostri spunti di riflessione che vi hanno suscitato questi momenti, grazie per la vostra attenzione, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da poter ricevere le notifiche su tutti i prossimi video, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!